adesso sta cominciando il fuoco. Scusami? La mano per muovere l'immagine. Io scelgo questo, il simbolo di movimento. Allora, rivediamo un attimo, rifacciamo una parola. Allora, io parto, scelgo la mia, creo nuovo. A questo punto posso scegliere la mia grandezza e faccio la prima immagine bianca. Voglio scegliermi, voglio aggiungere delle immagini a questa. Le apro come livello, quindi ci di Ubuntu. Scelgo come livello, mi scelgo il mio Linux. A questo punto, scegliendo quella che è la mia immagine, posso muoverla, eccetera, indifferentemente dagli altri. Potrei anche dire, benissimo, di questa io voglio giocare sui bilanci, sulle tonalità, quindi tutti i rossi li voglio un attimino diminuire. Vedete che non vado a toccare gli altri? Se io scelgo il mio Linux e voglio andare a toccare il giallo, colori, bilanciamento, colori, tonalità, mi scelgo il mio giallo e vado a toccare il giallo. Però vedete che una cosa in particolare, io vado a toccare il giallo del mio Linux, però non vado a toccare il giallo della mia immagine del CD-ROM. Voglio toccare il rosso, tocco il rosso. Quindi in questo caso, scegliendo l'immagine, io vado a giocare e a modificare l'immagine che io ho scelto, in questo caso sono tre immagini. Se io inserisco un'altra immagine come livello, tipo abbiamo detto il pilota, che è grande 1024x768, lo vedete l'immagine, la grandezza? In questo momento la mia immagine viene aperta con 640 per quello che c'è. Se io la voglio, devo fare immagine, dimensione della superficie e devo mettere il mio. Facciamo 1500, adesso non ricordo più l'immagine. Dimensione sempre il primo livello, quello sopra, no? Però. Dimmi? Il pinguino riesce a ridimensionarlo? Io riesco, allora, qualsiasi, facciamo questo, no? Indietro sulle varie cose. Se io voglio lavorare sul pinguino per ridimensionarlo, scelgo il mio pinguino. Sì. A questo punto scelgo, non so, la ridimensione, vi ricordate questi simboli che avevamo qua? E io diminuisco il mio pinguino. E se io voglio diminuirli tutti quanti assieme? In questo caso non riesco. Non so se facendo così, no, non io. Perché il CD, facendo vedere come hai detto sì, però il CD Ubuntu non si vede, perché? Perché probabilmente il tuo CD Ubuntu è sotto lo sfondo bianco. Devi guardare l'ordine dei livelli. Devi fare prima sfondo bianco. Ma sfondo si fa unico mai se non lo fa. Ci siamo? No, ancora sulla prima. No, sì. Ci sei? Sì. Avete visto? Se io voglio, siccome in questo caso il bianco è sopra tutta l'altra immagine, se io la voglio spostare, la devo spostare sopra. Anche qua posso allargarla, diminuirla. Vedete che però ho una particolarità. Prima la mia immagine aveva una certa grandezza. Aveva questa grandezza. Io l'ho diminuita. Se ricerco di riallargarla, Si sgrana perché effettivamente la mia immagine era stata rimpicciolita prima, non è un vettoriale. Quindi lui l'ha rielaborata e l'ha rimpicciolita. Se io la riallargo, in quel caso ha già perso tutti le configurazioni dell'immagine precedente.
per ritornare a prima, vi ricordate, devo fare in questo caso modifica, annulla la scala, l'ultima operazione era qua, lo vedete, vi ricordate qua la possibilità di aprire tutta la cronologia eccetera. Ci siamo? E se voglio eliminare, vedete, sono io a eliminare l'immagine di log, quello destro non è fuori. Allora, in questo caso, se io voglio eliminare l'immagine di uno di questi, voglio eliminare lo sfondo, scelgo lo sfondo, tasto destro del mouse, elimina livello. I quadratini che voi vedete qua, mi fa un esempio per far capire che c'è una trasparenza. Qualsiasi immagine io butto sopra questa, se questa immagine la devo mettere da qualche parte, quello che vedrò sotto lo vedrò, quindi posso salvarlo in un desktop, benissimo, avrò quel CD e quel Linux Inside con quello che ha lo sfondo prima del mio desktop. Senza, quando io voglio vincolare un livello, non lo blocco. Non lo voglio vedere, tolgo via l'occhietto, vedete non appare più. Collega, scollega l'elemento, non so esattamente cosa significa, chiedo scusa. Ci siamo? Se io voglio giocare su un singolo elemento, per esempio, ho sposto questa immagine del Linux al centro, sposto la prima immagine del mio CD, vedete? Insieme, se voglio giocare su questo e voglio cambiare le tonalità di saturazione, quello che voglio, eccetera, lo faccio solo su questa immagine. Ci siamo? Se per un motivo X di questa immagine voglio solamente giocare su un certo punto, posso seleziono sulla mia immagine, vado a selezionare quello che a me interessa e a questo punto posso giocare solo sulla tonalità di quel triangoletto là, lo vedete? Quindi in questo caso mi sono permesso uno di selezionare un livello. Vediamo se trovo allora io in questo caso ho selezionato il mio CD Ubuntu,
ho scelto attraverso il pulsante del riquadro un riquadro che mi interessa e a quel punto sono andato a fare la modifica solo su quel riquadro. Abbiamo usato le funzioni che abbiamo visto l'altra volta, quello del seleziona, taglia, incolla, allarga. Se io cancello solo quello che io ho selezionato. Vi ricordate? Della mia immagine. Questo mi permette di fare delle cose molto carine, molto belline. Mi permette di fare quello che è il fotoritocchi, le composizioni. Questo è valido per tutte le selezioni di adesso vediamo tutte quante le selezioni. Esatto. Ripeto, sono andato a scegliere l'immagine su quale io voglio lavorare, su quella del CD, del CD-ROM dell'Ubuntu. Se volevo lavorare su quella del Linux, che qua in questo momento non andrò mai a toccare, vedete, se io cerco di muovermi, non mi va sulla mia immagine del Linux. Devo dirgli voglio il Linux e posso toccare sulla mia immagine del Linux. Non vado a impattare l'altro CD-ROM. L'unica cosa che mi fa, se io premo questo, lo vedete con un clic, lui mi fa vedere, mi seleziona per un secondo quello, lo posso muovere, però se mollo mi ritorna qua. Ci siamo? Proviamo a fare un fotoritocco? Facciamo una cosa abbastanza classica. Prendiamo il nostro pilota. Vorrei che mi seguisse tutti, così provate tutti insieme. Almeno va a fare il tuo pilota. Perché tu non hai preso il disegno che ho dato io. Lo tiro giù da internet. No, no.